Ecco qui Popotus, che ogni giovedì arriva in migliaia di classi. Ma come nasce un giornale? Ripercorriamo assieme tutte le fasi della lavorazione. Comincia il lavoro. Bisogna orientarsi tra le tante notizie e cercare di intuire quali diventeranno importanti. Ciascuno ha il proprio compito. C'è chi dovrà fare un'intervista, chi dovrà seguire una conferenza stampa, chi impostare un'inchiesta. Raccolte le notizie, bisogna stabilire quali sono più importanti. I capi dei vari settori ne discutono insieme al direttore nella riunione di redazione. Anche Popotus è sempre presente. Quello che gli altri colleghi racconteranno agli adulti, lui lo racconterà ai bambini. Il lavoro entra nel vivo, ci sono le pagine da chiudere, bisogna completare le gabbie grafiche, bisogna scrivere i titoli e i sommari. Anche gli illustratori sono già al lavoro perché dovranno trasformare il succo della notizia in un'immagine. Le pagine sono pronte, viene stampata una bozza che passa dai correttori che vanno a caccia di errori. Corretti tutti gli errori, la pagina viene sottoposta ai caporedattori centrali e, se tutto va bene, inviata ai centri stampa. Ma come si passa dal file digitale alla carta stampata? Il primo passaggio avviene nel reparto di prestampa. Qui una macchina si occuperà di trasferire immagini e testi su un foglio di alluminio, la lastra di stampa. Per ora abbiamo solo un foglio di alluminio con impressa la pagina da stampare. Il passaggio successivo è inserire tutte le lastre nella rotativa, che è la macchina che stampa il giornale. Ma procediamo con ordine. Tutti i fogli di alluminio, le lastre, vengono inseriti su un cilindro seguendo uno schema preciso. Questa tecnologia permette di stampare su entrambi i lati del foglio e si chiama stampa indiretta, perché la carta non entra mai in contatto con le lastre. Una volta montate tutte le lastre, non resta che attendere la partenza. E il suono della sirena segna l'inizio di tutte le operazioni, sempre più frenetiche. Durante tutta la fase di stampa, gli addetti ai lavori controllano le varie copie del giornale alla ricerca di possibili imperfezioni. Confrontano l'immagine a video con la copia fresca di stampa al tavolo di comando, chiamato pulpito. Al termine del ciclo di stampa, complessi meccanismi di taglio e piega danno vita alla copia di giornale, che viene poi trasferita al reparto spedizione, l'ultimo del ciclo produttivo. Qui vengono confezionati i pacchi in base alle destinazioni, la casa degli abbonati o i centri di smistamento per la distribuzione nelle edicole. Non resta che attendere il momento di caricare le copie sui furgoni e si parte! Ed eccolo qui il giornale fresco di stampa. Buona lettura!